Numero 207 del Rompiballe Show. Olè 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 il Rompiballe Show. Olè 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 il Rompiballe Show. Olè 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 il Rompiballe Show. Allora, ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti nella nuova puntata del Rompiballe Show. Allora, mentre ieri ero qua bellamente che mi rilassavo, visto che sono in quarantena, non si può uscire, la signora Pizzaferro di Legnano stava facendo le pulizie. E allora, voi mi dite cosa c'è di strano? Niente. Però il problema è che a un certo punto mi è caduto il DVD per terra e non sapevo come fare a raccoglierlo. Il dramma, il dramma. E allora ha detto così: rompiballe, aiuto, aiuto. E allora io con il mio orecchio bionico ho sentito la sua chiamata d'aiuto. Allora io cosa ho fatto? Mi sono munito per prima cosa dell'autocertificazione. Mascherine, e ho fatto così. Spiccato il volo e sono partito per Legnano. Mentre sorvolavo i cieli di Busto Garolfo a una velocità di circa 895 km/h, mi hanno fermato. Una pattuglia volante della polizia municipale mi ha fermato. Ma io gli ho fatto vedere l'autocertificazione scritta e quindi alla fine mi hanno fatto andare. Dopo 2 minuti circa sono arrivato alla signora Pizzaferro e dopo sono rimasto lì circa un'ora e mezza per capire cosa dovevamo fare per tirare sul DVD che gli era caduto. Ci volevamo fare così. Beh, che ne so, ma beh, come si fa? Ma beh. A quel punto lì ho avuto un po' di genio. Mi sono abbassato e ho raccolto il DVD e la signora Pizzaferro di Legnano mi ha ringraziato veramente, gli ho salvato veramente la vita, ragazzi. Quel DVD era un DVD sacro. Sì. Purtroppo era il DVD del triplete dell'Inter, porca miseria, per lei era sacro, ma se fosse stato per me l'avrei lanciato fuori dalla finestra, però cosa devo fare? Io sono una persona corretta e niente. Comunque, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata del Rompiballe Show. Sempre martedì, eh? Gli orari le volte sballano, così. Vabbè, come mi gira, però sempre al martedì. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.